Mi chiamo Chiara e ho 29 anni e soffro di neuropatia del pudendo. Questa malattia, che è iniziata in maniera subdola, impedendomi di stare seduta per molte ore durante la giornata, poi progressivamente si è presa piccoli pezzi della mia quotidianità. Io prima ero una sportiva. Correvo tutti i giorni, da quando soffro di questi dolori mi hanno messo a riposo totale. Prendo molti farmaci in questo momento, che condizionano la mia vita. Io sono un giovane medico e dovrei fare la gavetta che fanno i miei colleghi, i miei compagni, lavorare tanto. Mi piacerebbe, ma non riesco. So che ho un'autonomia molto limitata. Qualche ora di lavoro inizio ad avere fastidio, inizio ad essere stanca, anche perché i farmaci che prendo mi mettono molta stanchezza. Altro grande impatto nella vita, io sono sposata, mi piacerebbe avere dei figli, in questo momento i farmaci non me lo consentono. Sono arrivata alla terapia del dolore qui di Niguarda proprio con l'intenzione di togliere dei farmaci, di trovare delle terapie che mi consentano di fare una vita normale per una donna di 29 anni, quindi lavorare, costruire insieme a mio marito e a mia famiglia. Abbiamo avuto grosse difficoltà nell'arrivare a una diagnosi. Persone con questa patologia ci mettono anche anni per avere una diagnosi. Intanto hanno questi dolori senza una spiegazione, non avere una causa del dolore, un nemico da combattere è veramente frustrante. Per me non ci è voluto tanto tempo, ci sono voluti 10 mesi, ma il dubbio, è venuto a me di avere questa patologia e quindi sono andata a fare gli esami appositi perché non avevo una causa, ma non mi arrendevo a non avere una causa. Sono arrivata qui proprio perché da medico so che qui hanno più possibilità di intervento e di cura, mentre le persone da cui ero seguita anche bene, si accontentavano di tenermi sotto controllo farmacologico, che però appunto mi fa pagare insomma un prezzo alto nella quotidianità. Invece qui abbiamo la possibilità di riguadagnare tanto in termini di qualità di vita. Non da tutti mi sono sentita compresa, capita, spesso anche dai colleghi non mi sono sentita tanto capita. Purtroppo il dolore come patologia è difficile da capire, è difficile capire per gli altri quanto impatti. Poi è stata dura vedere appunto la sofferenza che ho causato ai miei familiari più stretti, mio marito, insomma, mia mamma soprattutto, però sono stati la mia grande forza, ecco. La testimonianza che avete appena visto di Maria Chiara è un classico esempio di persona che soffre di dolore pelvico. Il dolore pelvico è una sindrome dolorosa molto invalidante e multifattoriale, con una serie di componenti che l'innescono. Le cause possono essere diverse: un trauma, gli esiti di interventi chirurgici, meccanismi di endometriosi, disordini neuroendocrini, aspetti emotivi e chiaramente anche il meccanismo terapeutico, il tentativo di cura è multifattoriale. Quindi esistono una serie di combination di farmaci e anche di tecniche di terapia. Una volta però individuato la causa scatenante, quindi una volta individuato la causa scatenante si interviene a diversi livelli, sia con la tecnologia sia con i farmaci. L'obiettivo è di cercare di migliorare la qualità di vita di tutte le persone, quindi evitare gli effetti magari di sedazione, evitare compromettere magari anche gli aspetti ormonali, tutto ciò che noi si chiama qualità di vita. La terapia dolore è una disciplina che cerca di migliorare la qualità di vita delle persone.